cos'è una colonna sonora secondo voi? È una colonna sonora, la musica. È la parte iniziale del film. No, la parte iniziale. È la parte iniziale del film. È tutta la musica del film. La colonna sonora è anche tutto quell'insieme di suoni, a volte anche soltanto di silenzi, che serve a raccontare una storia al pari delle immagini, dei dialoghi. Immaginate che siete dei registi e riprendiamo una scena. Fuori dalla finestra ci sono questi palazzi e sopra questo palazzo grigio sta arrivando un'astronave. Perché io questa astronave non me la immagino seria. Cioè mi immagino un UFO scemo che arriva e sulla Terra. Cosa diversa se io dico sta arrivando un'astronave. Con questa musica sotto io già me la immagino con delle intenzioni più minacciose. Alfred Hitchcock. Quando c'erano degli omicidi, c'era un assassino, lui non inquadrava quasi mai l'uccisione. Inquadrava fuori dalla finestra dove c'era un uccellino con un albero, però il suono ti faceva sentire... Faccio vedere dei filmati vecchi. Bambi. Walt Disney si inventa delle regole che noi ancora oggi, per fare animazione, cartoni animati, videogiochi, qualunque tipo di animazione, ancora oggi noi utilizziamo. Allora, intanto, che sta succedendo in questa scena? Perché quando le gocce cadono non fa il rumore dell'acqua che cade, ma come dei suoni, come se fosse i tasti. Wow! In un cartone animato, a differenza di un film davvero, è una regola non scritta che ormai accettiamo tutti, il fatto che dei suoni si possano sostituire ai rumori della natura. C'è una scienza che si chiama psicoacustica, che studia come il nostro cervello recepisce e codifica i suoni che noi sentiamo. Basta che io sposto di qualche millimetro questo dito centrale e invece di suonare questa nota bianca ci suono questa nota nera, creo un piccolo disordine, piccolissimo, che però mi basta a scombinare l'ordine. Do maggiore, allegro, do minore. Sentite com'è più triste, inquietante? Siamo modelli, model sheet. A cosa servono? Servono centinaia di disegnatori. Quindi ogni disegnatore deve avere del materiale per capire esattamente come va disegnato quel personaggio. Quindi si fanno dei modelli molto precisi in modo tale che tutti i disegnatori riescano a ridisegnare perfettamente identico il personaggio con quell'unico stile lì. E questo è un progetto di una serie ambientata in Scozia, vedete? Fanno parte tutti della stessa famiglia, giusto? Quindi c'è uno stile. Ma sono tutti molto diversi tra di loro. Si capisce già il ruolo che hanno nella storia, giusto? Se io vi chiedo qual è il protagonista. Con i capelli ricci. Questo qua? Sì. Vero? Però nessuno ve l'ha detto, lo capite semplicemente da come è disegnato. Dal do minore si passa al do maggiore. Yes! Perché è finita la pioggia. Io ho suonato quattro note e da quattro note voi avete capito che è Harry Potter. Ogni film, ogni cartone animato, videogioco ha il suo leitmotiv che ti dice a livello armonico e melodico che cosa stiamo per vedere. Se io ho Francesco qua davanti, dai, andiamo, dai, su. Questa cosa ci mette ansia. Incredibilmente il mio cuore si sincronizza proprio con i suoi battiti al ritmo delle cose che io sento. Vedi, ho messo le ossa a questo personaggio. Ma era tutto un livello unico, quindi è tutto uno schifo, vedi qua che schifo? Questo all'inizio era così. Perché non va fatto tutto a un livello unico? No, vedi, sennò poi quando lo vado ad animare... Si muove in blocco, senza sì, un... non va bene. Non va bene. Hai capito, Laura? Non va bene. Ogni 25 fotogrammi o anche frame equivale nella televisione nostra a un secondo. Cioè quando tu guardi la televisione o vai al cinema, ogni secondo che vedi in realtà sono 24 fotogrammi che ti stanno proiettando uno dietro l'altro, che per quella cosa che dicevamo ieri noi non ci accorgiamo che sono fisse, ma il nostro cervello si inventa un movimento che non esiste. Ma il personaggio che fa? Sta zitto? No. Parla. E come si fa a farlo parlare? Apro la bocca. Se dovessimo dargli un genere, secondo voi che genere è? Azione! È ufficialmente azione. Quindi noi prendiamo lo spunto da una melodia che esiste e cerchiamo di cambiare ritmo, velocità, ordine delle note. Zero zero sette.
No. Questi sono i pirati dei Caraibi. Quale due sigle avete scelto? 007, okay. Pirati dei Caraibi. Facciamo per due volte.